Harry e Meghan hanno ricevuto una vera e propria doccia fredda. Sono stati costretti ad affrontare la realtà anche se non avrebbero voluto. Era il 2020 quando Harry e Meghan decisero di lasciare la famiglia reale inglese allo scopo di cominciare una vita nuova fuori dai confini del Regno Unito. La giovane coppia si spostò prima in Canada, dove il governo era costretto a pagare per la loro sicurezza, e una volta perso lo status di reali, quindi il diritto a essere protetti, si trasferirono definitivamente in California. Dalle loro dichiarazioni iniziali sembrò abbastanza chiaro che Harry e Meghan volessero affermarsi in maniera indipendente dalla Royal Family. Volevano dimostrare di poter cominciare e portare avanti una carriera anche al di fuori delle mura del palazzo. Per farlo crearono una fondazione benefica, l'Archevel. E si lanciarono successivamente in vari progetti di creazione di contenuti per piattaforme molto potenti, come Netflix e Spotify. Harry ha anche rispettato il contratto con la Penguin Random House, una casa editrice americana che ha acquistato i diritti di Spare, l'attesissimo libro di memorie di Harry. Che come sappiamo è diventato un caso mediatico importante. Nonostante tutto l'impegno profuso nella creazione di una carriera alternativa, però, Harry e Meghan non sembrano aver avuto molto successo. E pare che la loro popolarità sia in drastico calo tanto nel Regno Unito quanto negli USA. Il motivo di ciò è piuttosto scomodo ma è stato messo recentemente in luce da un esperto. L'unico motivo per cui ci interessiamo a Harry e Meghan. A descrivere con grande chiarezza l'attuale posizione di Harry e Meghan sulla scena mondiale è stato il commentatore reale Richard Fitzwilliams. Il quale ha rilasciato le sue dichiarazioni al The Mirror, storico magazine britannico. Fitzwilliams ha affermato, nel suo libro Spare Harry appare molto ostile alla vita da reale, eppure è solo per questo che c'è un interesse così fenomenale nei suoi confronti e nei confronti di sua moglie Meghan. A dimostrazione che Harry stia ancora cercando di prendere le distanze dal suo passato, pur continuando a utilizzare il titolo di Duca di Sussex, che non ha alcun valore negli States, è arrivato un suo recentissimo discorso. Mentre ritirava un premio per la creazione degli Invictus Games, fondati ormai 10 anni fa, Harry ha dichiarato, "Non sono qui come principe Harry, anche se il progetto Invictus è stato avviato quando ero un membro anziano della famiglia reale". In realtà Harry e Meghan sembrano perfettamente consapevoli che l'interesse dell'opinione pubblica nei loro confronti nasce esclusivamente dal loro strettissimo rapporto con la Royal Family. Lo dimostra il fatto che per anni hanno parlato solo ed esclusivamente dei pochissimi mesi che hanno trascorso insieme da Royal.